にちは皆さん、私はトヨムです。ciao a tutti, sono tornata dopo un sacco di tempo con una nuova review di Love Live Sunshine. Allora, vi giuro che ho cercato di fare un video dopo ogni puntata uscita, dalla 8 alla 10 che è l'ultima uscita, ma ogni volta avevo qualche problema. Ho anche fatto riparare il PC, questa è la prima prova per vedere se effettivamente la sua riparazione è servita a qualcosa oppure no. Puntata 8, 9, 10 e 11. L'ottava puntata è una puntata che parla principalmente di Chica e Rico, che ormai stanno lasciando le peggio war, i peggio flame per tutto internet, perché l'OTP Chica e Rico non piace proprio a tutti, perché io poi la lascio indietro, bla bla. A me sinceramente piacciono molto, e poi, cioè, non c'era bisogno di aspettare queste ultime puntate per capire che c'era questo OTP, ce la stanno presentando alla seconda puntata, cioè ragazzi, aprite gli occhi, esiste questo OTP e ce la dobbiamo tenere. Comunque, tutto questo appunto è incentrato sul ritorno a casa delle Acqua dopo la partecipazione all'evento, dato che qui erano state invitate come idol. Appunto, hanno gareggiato contro tantissimi gruppi, tra cui anche le Saints No, e sono arrivate ultime, ottenendo poi tra l'altro 0 punti dal pubblico. Sono state le uniche a non aver ottenuto nemmeno un punto. E le Saints No invece, ad esempio, che abbiamo visto esibirsi e che a detta mia sono molto molto simili alle Baby Metal, che vengono appunto presentate come il gruppo di idol molto più preparato perché sono di Tokyo e comunque perché prendono le cose molto più seriamente, non riescono nemmeno loro tuttavia a vincere un premio, arrivando nonostante ciò tra i primi posti. Comunque le Acqua ovviamente sono tutte molto dispiaciute di non essere riuscite ad ottenere nessun premio e da essere arrivate ultime soprattutto, cioè che brutto. Nonostante questo, Chica cerca sempre di fare la brava leader e di tenere, diciamo, alto il morale di tutto il gruppo, dicendo ok, non dobbiamo arrenderci, va bene così, dobbiamo rilevarci, dobbiamo continuare, e nascondendo però così i suoi veri sentimenti, anche per il fatto che si sente un po' in colpa se poi il gruppo riceve, diciamo, certi risultati, perché è stata un'idea sua quella di formare un gruppo di idol e sente un po' che le altre abbiano voluto accontentarla. Cerca per tutta la puntata di far vedere il suo entusiasmo e di non buttarsi giù, fino a che non riesce appunto ad aprirsi prima con Rico e poi con tutte le altre, esprimendo i suoi veri sentimenti e facendo tutto un monologo che mi ha colpito moltissimo e che è diventato anche la mia immagine di copertina sul mio profilo personale, quindi fate un po' voi, che è un po' anche un accenno alla canzone Step 0 to 1, che è una canzone che io adoro, e in cui appunto spiega che nonostante tutto il loro impegno, nonostante abbiano messo tutte loro stesse nel creare il video musicale, il fare la coreografia, i vestiti, imparare la canzone, partecipare anche a questo evento, hanno ottenuto comunque sempre uno zero, non sono riuscite a fare, diciamo, nulla, ad ottenere un buon risultato, nemmeno un minimo risultato, e che quindi è frustrante, perché dice cavolo, noi ci stiamo impegnando, stiamo continuando a impegnarci, ma è così difficile, è diventato così difficile dopo le news che non riusciamo a fare nulla che non sia rimanere allo zero. Però poi dice: io voglio comunque continuare, perché se noi ci fermiamo adesso resteremo comunque a zero, cioè il nostro traguardo migliore sarà essere arrivato ad uno zero. Se invece andiamo avanti non sappiamo cosa ci aspetta, potrebbe essere un 1, potrebbe essere 100 e potrebbe anche rimanere zero. Però è questa, diciamo, speranza nel futuro e questa positività e questa incertezza nei confronti del futuro che la spinge ad andare avanti, ed è una cosa che sto cercando di prendere come esempio tutti i giorni, anche relativamente al mio sogno, che in questo periodo è un po' in una situazione di stallo, e cerco sempre di dirmi che non voglio arrendermi, perché altrimenti tutti i risultati che ho ottenuto sono quello che ho fatto negli ultimi 2 anni, ma non so se andando avanti mi aspetta qualcosa di migliore, mi aspetta veramente quello che io voglio da sempre, quindi continuerò ad andare avanti. La nona puntata invece è quella che ci fa entrare di più nell'idea delle ragazze del terzo anno e ci fa capire un po' tutto quello che è successo, ci fa scoprire che appunto c'era un gruppo di idol già scolastiche formato da Dai, Amari e Kanan, chiamato già Acqua, e questo nome praticamente veniamo poi a scoprire che lo ha suggerito Dai alle Acqua attuali, scrivendolo appunto sulla spiaggia e fungendo così un po' da nozomi della situazione, ossia che nonostante davanti fosse sempre quella più contraria a questo nuovo gruppo di idol, alla fine dietro le quinte ha sempre cercato di aiutarle. Veniamo poi a conoscenza anche del fatto che Kanan all'evento a Tokyo, a cui avevano preso parte le vecchie Acqua come idol, non è riuscita a cantare, ma piuttosto non ha voluto farlo per tutti i motivi che sappiamo, sia per cercare di aiutare Mari, pensando che quella fosse la cosa giusta per lei, per mandarla a studiare all'estero, insomma per una serie di motivi. Kanan è un personaggio che mi è piaciuto, nel senso che è stata
il nulla per 9 puntate. Alla 9 puntata è arrivata e ha fatto più di tante altre in appunto 9 puntate. Quindi mi è piaciuto il tipo di personaggio, nel senso come è stata presentata, il fatto che era un personaggio così caratterizzato. Però non apprezzo proprio lei personalmente come carattere, perché non avrei mai fatto quello che ha fatto lei con Mari. Ossia, io mi sono più ritrovata in Mari perché mi sono ritrovata spesso in una situazione di essere quella che vedeva qualcosa della sua vita che amava o che gli piaceva fare allontanarsi, pensando che fosse che quelle persone magari non mi volevano bene, erano egoiste, non gli interessava di me. Ma in realtà poi sono venuta a conoscenza del fatto che queste persone lo facevano solo per il mio bene. Odio questo genere di comportamenti perché io non li farei mai, e perché odio il dovermi sentire costretta a fare qualcosa che non mi va di fare solo perché gli altri pensano che io non sia in grado di prendermi cura di me stessa da sola, o pensano che io non sappia qual è la cosa più giusta per me. Mi sono sentita un po' in trappola e ho compreso appieno come si potesse sentire Mari. Per questo non ho apprezzato il comportamento di Gan, anche se comunque l'ho capito e ho capito assolutamente i suoi motivi. E alla fine di tutto, vabbè, loro due ovviamente sono tornate amiche, perché è un anime sulle idol, bellissimo, in cui tutto alla fine funziona bene, anche se tu dici i tuoi sentimenti nessuno mai ti dice di no. E finalmente, dopo 9 puntate, abbiamo visto la formazione completa di questo gruppo di idol che sono le Acqua, e ci è stata presentata una nuova canzone. Puntata 10 è quella, diciamo, è stata una bellissima puntata pur nella sua semplicità, perché è la prima puntata che ci presenta le attività, diciamo, quotidiane del gruppo finalmente al completo. Quindi ecco i primi allenamenti, chi è quella del gruppo che fa un po' la umida della situazione, ed è Daya, raga, cioè non me lo sarei mai aspettato che si mette lì e vuole fare tutto come le muse, i 10 km di corsa, l'allenamento super estenuante. Vediamo appunto chi più, diciamo, portata per un allenamento del genere, Kanan, chi è meno portata per un allenamento del genere, tutte le altre. Insomma, vediamo come sono veramente loro e come interagiscono le une con le altre, e è stata una puntata molto molto divertente. C'è però sempre un po' la parte più profonda, che in questo caso è Rico, che ha ricevuto una proposta per partecipare ad un concorso di pianoforte a Tokyo, che però è lo stesso giorno delle preliminari per il Love Live. Quindi, senza dire nulla a nessuno, aveva già deciso di non partecipare a questa competizione di pianoforte fino a che Chika non viene a conoscenza del fatto che lei avesse ricevuto questo invito e la convince a partecipare alla competizione, e quindi a non prendere parte alle preliminari del Love Live. E alla fine, dopo tutto un discorso sempre da OTP di qua, OTP di là, oh mio Dio, strano insieme per sempre, Rico decide di partecipare alla competizione di pianoforte. Cominciano poi qui i flame sul fatto che Yu fa le guarda con il mestolo in mano, e quindi, oh mio Dio, cattiva Chika, cattiva Rico, povera Yu, lasciala da parte, ragazzi. A parte che è una cosa molto 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 realistica, perché succede tipo un miliardo di volte nella vita di tutti quanti. E come ho già detto, apprezzo molto di più Sunshine rispetto a School Idol Project, anche per questo, perché ci sono un sacco di situazioni molto più reali. Poi, cioè, non capisco perché queste guerre, questi flame. Cioè, io vabbè, sono innamoratissima di Chika, e in realtà in questo frangente la odio un po', perché non mi sono mai ritrovata nella situazione di Chika, di essere quella che ha un'amica, poi se ne sceglie un'altra, si trova bene con tutte e due. Cioè, non mi sono mai trovata ad essere quella desiderata da più persone. Anzi, io sono più io in questo frangente. L'ultima puntata invece che è uscita, la puntata 11, ci fa vedere un po' com'è effettivamente la situazione dopo la decisione di Rico di partecipare a questa competizione di pianoforte. Acqua decidono comunque di partecipare ai preliminari del Love Live in 8, continuano ad allenarsi. Abbiamo una nuova canzone, è una delle più belle, diciamo, di quelle uscite finora sull'anime, oltre l'opening. La loro esibizione va, diciamo, in concomitanza con l'esibizione di Rico, quindi appunto nell'anime è molto bello vedere come le due cose vadano di pari passo. In particolare però questa puntata è finalmente incentrata sulla relazione Rico, Chika e Yo, appunto sul fatto che quest'ultima finalmente decide di parlare di quello che prova a Chika, senza però ovviamente riuscirci, e senza doverlo fare alla fine, perché nonostante tutti i suoi timori, Rico è sempre preferita di Chika, e sono stata scelta per sostituire Rico alle preliminari del Love Live, ma non ci riesco perché sto cercando di adeguarmi a Chika comportandomi come Rico, e fondamentalmente questa cosa gli dispiaceva. Io ho continuato a farlo per cercare comunque di rimanere vicino a Chika e per non rovinare nulla, ma ovviamente la faceva sentire, diciamo, inadeguata in realtà questa cosa. Alla fine non ha dovuto fare niente perché Chika ha capito la situazione da sola, si è presentata sotto casa sua, e appunto hanno tra virgolette fatto pace quando non avevano nemmeno discusso. Però comunque io ho capito di aver tra virgolette fatto uno sbaglio a pensare determinate cose su Chika, e tutto, diciamo, torna alla normalità. Ho apprezzato tante cose che ha detto io e mi ci sono ritrovata in questa puntata ancora di più. Non ho apprezzato comunque la parte di Chika e quello che
stava facendo, perché cioè, lei alla fine non stava facendo niente, però essendomi io sempre ritrovata nella parte di io in questo frangente, ho detto no, cica, non fare così che mi cali un pochino. E Rico fondamentalmente non fa niente, a parte essersi legata all'unica persona che ha visto quando è arrivata da Tokyo. Sarebbe, diciamo, dovuto essere più che altro un impegno di cica mantenere l'amicizia con entrambe senza far sentire nessuna delle due in disparte. Ovvio pure che io poteva non essere anche così insicura, cioè ci sono un sacco di variabili. Per ora è tutto per Love Live Sunshine, dovrebbero mancare solo due puntate e sono tristissima perché è stata, diciamo, una delle pochissime cose e la cosa principale che mi ha tenuto serena per tutta quest'estate, visto che è cominciato il 2 luglio. Sarà dura quando finirà e voglio vedere a tutte le fiere tantissime acqua e basta con le Muse. Anch'io non vedo l'ora di portare il cosplay di Chica e probabilmente porterò anche qualche altra acqua, anche se ancora devo decidermi quale, e sicuramente anche qualche versione diversa. Ci vediamo alla prossima recensione di Love Live Sunshine, spero in tempo, e continuate a seguire Love Live Sunshine e Utoyum Desu. Bye!